scuole. Sì, ci vediamo già settimana questa per definire candidati, squadre, programmi. Ecco la vera faccia di Matteo Salvini. Senza Silvio Berlusconi non va da nessuna parte. Ha gridato per mesi di voler andare da solo, ma alla fine torna sempre ad Arcore a chiedere il permesso. Noi abbiamo buttato fuori Berlusconi dal Parlamento. Salvini vuole riportarlo al potere. E il motivo è semplice, guardate. Le patatine surgelate che poi faccio fritte c'hanno il semaforo verde. Cioè, è una piccola cosa, così come quando ci hanno messo fuori legge le vongole da pesca. Ecco, le vongole, le evocate, siamo andati a Porto San Giorgio nella volta, casualmente. Ma vi rendete conto? Secondo voi è un caso che Salvini parli di vongole e la giornalista di Rete4 lanci subito un servizio proprio sulle vongole? Salvini sulle reti di Berlusconi è come se parlasse da solo. Va lì senza contraddittorio ad ingannare gli italiani raccontando balle. E il giochino è chiaro. I media attaccano il Movimento 5 Stelle, mentre lui va a fare la sua becera propaganda in TV. E dobbiamo reagire a tutto questo scempio. Ma non è finita. Noi avevamo preparato una manovra economica da 50 miliardi di euro. Ma dove li trova? Dagli italiani. 50, 100, 150 miliardi. Salvini è questo, spara numeri a caso finché può. Poi, quando deve risolvere i problemi degli italiani, scappa. Vogliamo iniziare da ora a spiegare cos'è il MES, ad esempio, cosa sono le CACS. Lei lo sa qual è la... Clausole. Clausole? Le clausole. Ho iniziato bene, le clausole? Mua. Ecco, alzo. Racconta balle sul MES e non sa nemmeno di che cosa parla. Mente sulla manovra e sui provvedimenti del governo. E poi viene puntualmente smentito dai fatti. L'IVA non aumenta. Mettiamo fino a 1000 euro sulle buste paga dei lavoratori. Via il super ticket. Restituiamo centinaia di euro all'anno a chi paga con il bancomat. Carcere per gli evasori milionari. 70.000 assunzioni nelle scuole. 500.000 assunzioni in 3 anni nella pubblica amministrazione e tanto, tanto altro. Lui da 30 anni vive di politica senza sapere cosa significa lavorare e fare qualcosa di concreto per gli italiani. Noi siamo al governo da 1 anno e mezzo e stiamo facendo di tutto per cambiare questo paese.